Buongiorno ragazzi e benvenuti a un nuovo episodio di Farming Simulator 17. Mike senza nome qui in console in presenza di Cosimino, che ormai non ce lo tagliamo più dalle palle. E vi devo dire anche un'altra cosa, cioè mi ha contattato il rettore, presente sempre quello stronzetto dell'altra volta, mi ha contattato il rettore che adesso Cosimino se l'è tolto dalle scatole e me l'ha affibbiato a me, e c'ha un altro apprendista da spedirmi qua. Cioè, nel senso, ragazzi, io dico va bene, dai, tanto siamo cresciuti, siamo diventati più grandi, cerchiamo un attimo di espanderci. E di conseguenza, tra i miei fan numero uno, è una fatalità, cioè tra i miei fan numero uno, perché siete più di uno, è venuto fuori che c'è Frangé. Eccoci qua. E Frangé è uno praticamente che è stato mandato dal rettore, buona volontà, tanta buona volontà, ma deve apprendere le basi del contadineaggio. Esatto. Quindi non so se è arrivato al posto giusto, perché con Cosimo qua in giro, cioè insomma, secondo me imparerà a spacciare, a sniffare erba e colza, però... Io spero di imparare molto da Cosimo, che l'ho visto in questi giorni, è stato veramente fantastico. Cioè, ragazzi, piano, perché questa è la mia serie, la mia fattoria, licenzio Cosimo in tronco. Allora, piano piano, novità della puntata, Frangé, e cosa vuoi che ti dica? Abbiamo questo gran macchinario che non altro non è che la Grim FT300, non mi interessa il nome ma vi interessa quello che fa. Praticamente questa toglie gli steli e quella raccoglie le barbabietole. Ci siamo preparati, siamo pronti per tirare sulle barbabietole. Cosimi in questo momento sta seminando le barbabietole sul campo 15. Madonna mia, è campo 14, 15, cioè prenderò anche la mod, Cosimi, ti giuro, prendo la mod, quella dove metto i cartelli. E prima del campo ci metto il cartello 15, 14, così almeno vado lì e leggo che campo è direttamente senza guardarla la mappa. Vabbè. Comunque, detto ciò, io per non saperne leggere e scrivere, finché Cosimino è lì che gira a zonzo, prenderò Frangé e andremo a fare un po' di lavori in cooperativa, cioè andremo a fare un po' di balle, imballare e quant'altro per fare in big money. Ma soprattutto, prima di tutto, allora andiamo a vedere come stanno gli animalonzi e possiamo vedere che abbiamo 30 suini. Cosa vuol dire se abbiamo 30 suini, Frangé? Che producono assolutamente tanto. Producono tanto. Cosimino, alza la mano tu, rispondi per favore. Cosa vuol dire? Beh. Cioè, ciao ragazzi, ciao. Bisogna venderli. Bisogna vendere maialonzi. Frangé, pigliati il trattore che desideri, che questo blu, cioè. Questo qua è bellissimo. Esatto, ma non è che pigliati il trattore che desideri, cioè quello blu. Adesso ci sarà da agganciare il rimorchio per i maialonzi, che è questo qua dietro. Eccomi qui. Ma tu, Frangé, ce l'hai la patente? Perché a Cosimino gliel'hanno ritirata e ormai sta facendo il contrabbandista, ma... cioè. No, voglio... no, non ho bisogno della patente. Ah, ma a posto, cioè ragazzi... Scusa. Ma porca vacca, infatti, cioè, non è per dire, ma... Olè, si vede che non c'ha bisogno della patente. Ecco, prontissimo. Bene, mi fa piacere, allora, per non saperne leggere e scrivere, direi che giri di qua, mi segua. Ok. Venghi. Poi, lungo il campetto, possibilmente, e sempre su per la salita, passa per la boscaglia. E dopo sempre dritto, ci vediamo dai maialonzi, insomma. Va bene, adesso parto e vado. Vada spedito. Eccolo che sta arrivando dai maialonzi. Gira a destra, Frangé. Guarda, io so già tutto, ma tu dammi indicazioni, giusto così per... Sì, giusto per essere... per avere qualcosa da parlare, insomma. Sempre sì, dritto. Esatto. Sempre dritto, devi venire dall'altra parte. Passiamo in mezzo ai maialonzi. Due maialonzi neri mi attraversano la strada, portano fortuna. Tre maialonzi neri. Devi venire in questa zona qua. Ok, ecco qui. Andare col culo probabilmente, cioè caricare il rimorchio, no. Perché dobbiamo aprire i cancelli qua e far uscire i maialonzi. Carica i maialonzi. Ti sto dicendo solo, Frangé, che questo è il primo viaggio di quel rimorchio, quindi trattalo bene. Ho delle difficoltà.
E questo, ragazzi, cioè è la prima giornata di lavoro, quindi diamogli un po' di tregua. Ok, forse anche se sei di sbiego, ci metteremo così meno dall'altra parte che gli urla dietro e si spaventano e corrono dentro. Penso sì che riusciremo a assolutamente. Ok, buono. Adesso carichiamo mai Alonzi. C'è un pulsante che è sulla tastiera e il pulsante N. Scusa, volevo dire sulla plancia di comandi. Esatto, sì, l'ho visto. E non so quale sia sul tuo controller avanzato. Ok, adesso qui vedo carica. Quanti ne prendo fino a massimo? Tutti 9, tutti e 9 li prendi. Li portiamo in un posto felice. Li portiamo a casa di Maria, la fattoria di Mary. Okay. E lì avranno praticamente. Andranno in un posto meglio, migliore, insomma, ci siamo capiti. Se c'è un pulsante da qualche parte che sì. Sulla tastiera N, se non sbaglio, che toglie quel telone, così vediamo un po' i maialonzi. Ok, eccolo. Oh, guarda i maialonzi. Prendono anche il sole oggi. Ne hai presi 4 neri e 5 bianchi. Va bene, dai, va bene. I neri sono i miei preferiti, France, quindi facci piano che ce ne sono, rimangono solo 3. Li tratto molto bene questi. Bene, bene. Adesso bisogna andare alla fattoria di Maria. Quindi sempre dritto dai maialonzi con la Maria. Cioè, con i maialonzi della Maria. Vabbè. Eccolo, è arrivato. È arrivato il suo primo trasporto. Cioè, non è appena arrivato la farm, già stiamo mandando a macellare i maialonzi. Cioè, pensate che cazzo di contadini che siamo. E qua, ovviamente, ora c'è bisogno di vendere i maialonzi. Dispiace, mi ero già affezionato. Sì, ma immagino, cioè, nel senso, anch'io. D'altronde, però qua mica vanno al macello, nel senso, ha parlato con Mary poco fa. Li vendiamo? Abbiamo qua la residenza estiva per i maialonzi, stanno qua dentro, fumano sigari, bevono vodka, gran roba. Ah, ma allora stanno bene, dai. Cioè, nel senso, io li cresco, ma non li manderei mai al macello. Infatti per quello che me li paga così poco, perché dopo c'ha da mantenerli. E sono spariti i maialonzi, ma porca troia, dove sono finiti i soldi? Non saprei. France, tira fuori i soldi, dannazione. Beh, no, non ho neanche un portafoglio, non posso tenerli da nessuna parte, non ho neanche un conto. Mi ha fregato i soldi. Siamo a 30.800, beh, ci vediamo alla farm e mi raccomando, tira fuori i miei soldi. Io non so niente. Cosimi, vai a ranghinarlo, ranghinalo tutto. Vai, Deppo, vai, Deppo. E quindi, ragazzi, passiamo alle cose serie per questa puntata. Abbiamo un campo intero, campo gigantesco di barbabietole, campo di barbabietole, le nostre barbabietole, le prime barbabietole soprattutto. Quindi siamo in compagnia di Cosimino che sta lavorando su questo tratto ronzo. Cosimi, sì, puoi andare anche un po' più a sinistra, mi sa, perché stai fuori dal campo qua. Vedi tu, insomma, dai, cioè non ti devo più insegnare tante cose. Rimuoviamo gli steli, dopodiché passa il rimorchio figo e tira su tutte le barbabietole, che dovrebbero essere in quantità industriale, se non sbaglio, da questo campo. Sì, intanto, cos'è che stai facendo? Già 75%. Annaggia, allora. Bisogna scaricarlo. Sì, bisogna assolutamente scaricarlo. Ma stavo guardando altre cose. Il campo 12, 15 e 24, francesi, sono pronti. Quindi a te la scelta, vuoi scaricare Cosimino o vuoi tirar su i campi? Vorrei provare a scaricare Cosimino, che sono interessato da questa nuova. Vai, vai, allora, vai, buttati sul trattore. Eccoci qua. Buttati sul trattore, vuole scaricare. Io intanto mi sa che allora andrò a raccogliere i campi. Una meti 3-3-3-3. Vado sulla sua sinistra? Alla destra, alla destra. Occhio che se entri nei campi, sai, succede il solito patatrac, esatto. Che si spacca tutto. Non prendiamo più barbabietta. Naggio, fammi salire, fammi salire, fammi vedere, guarda qua. Cerco di fare una certa manovra. Vai, vai. Vuole fare la manovra. Stanno queste le ruote piccole, non fa niente, rimorchi, distrugge tutto. Sì, comunque è vero, il trattore davanti ha le ruote piccole. Che cazzo fai, Cosimo? Sta fermo. Aspetta. Ci sono, Proprio avanti. Dai che sto scaricando, vai così. Sì, si sta riempiendo. Le nostre prime barbabietole. Ci sono le barbabietole e un contadino a bordo. E ha fatto cosa? Ha fatto una passata e mezzo, praticamente. Abbiamo deciso di fare questo campo intero, che sarà un campone gigante,
E mi aspetto di quanti litri sono così mini rimorchio? Cioè, Francè, quanti litri hai? Sono 6.000. 6.000 litri per un'ondata e dovremmo farne un bel po'. Ma così mi si accendi magari il coso dietro. Ah, si è dimenticato. Così mi hai lasciato 3 barbabietole a terra, dannazione. Passo dopo. Boh, se vuoi impostare il cruise control, Francè, Cosimo, quanti chilometri fai? Ma da 10. Se usi Zebzu, puoi impostare il cruise control e non so esattamente come lo fai con i tuoi controller avanzati. Adesso lo attivo assolutamente. Allora, io intanto mi metto a... Cosimo, come cazzo è parcheggiato sta trebbia, dannazione? Cioè, devo passarci sotto la lama perché sennò non riesco a entrare nel deposito. Ma porca vacca. Guardate che casino. Casino. Dici giusto hai detto, Cosimo? Sì, ma non ti conviene passare, se no rompi il rapporto. Mo passo per dentro, se no devo fare 3.000 manovre. All'andata ti toccherà a scaricarlo. Fare 3.000 manovre mi scoccio. Sì, lui ha il suo modo di raccogliere. Comunque adesso io parto da quest'altra parte, Francè, e il divertimento sarà... Hai il trattore blu da qualche parte, Francè? Sì, esatto. Abbiamo un altro set di rimorchi da qualche altra parte, qua dove ci sono i semifertilizzanti, quindi dovrà essere l'addetto alla logistica. Io intanto mi occupo di tirar su dal campo e ogni tanto, magari quando capita, se non sei impegnato, ti chiamerò che mi scarichi... Questo dei maiali. No, quell'altro. Sono due rimorchi, uno messo vicino all'altro. Beh, se mi conviene mi tiro io. Sta zitto Cosimo, dannazione. Sempre a parlare stai, sempre a parlare. Allora, eccoci qua ragazzi. Allora, ho dovuto fare un piccolo cambiamento. Ho venduto quel piccolo odioso rimorchio iniziale e ho preso un altro rimorchio al suo posto. Non è stato proprio un grande affare, è vero. Ma piuttosto che stare lì a impazzire a dover ricollegare tutti i rimorchi, ho preferito far così. Di conseguenza, questa cosa qua, abbiamo il rimorchio semplicemente che non ha più l'asse sterzante, che ci aiuta molto in questa operazione. Quindi adesso scarichiamo la trebionza e nel frattempo ha fatto 4-5 giri forse al massimo, ho già riempito 31.000 litri di barbabietole, faremo quantità industriali, ci serviranno dei rimorchi industriali per poterlo trasportare. Allora, Franceli che sta aiutando Cosimino, quindi io scarico la trebbia nel frattempo. Sono super pieno. Vado a mettere nel silo. Ok, vado al silo. C'è una manovra di Cosimino si chiama. Per queste barbabietole il trattore non è adeguato. No, quello non avevo. Ma nessun trattore di quelli che abbiamo, a dire la verità, è adeguato. A parte quello che sta raccogliendo, è per quello che ci serve un nuovo mezzo e mi auguro che con questo raccolto ci permetta di raccimolare la grana per potercelo permettere. E dobbiamo scaricare ragazzi le prime barbabietole. Francè è in console su questo trattorino Agrostar con tanto di rimorchio. Abbiamo deciso di metterle come deposito vicino al deposito della trebbia e quindi saranno qua dentro. Quando sei più o meno a metà, Francè, non ti farti problemi e inizia a scaricare. Devi usare la funzione scarica qui, che ti permette di scaricare per terra, praticamente. Va ben così, va ben così. Speriamo che non tocchi in alto. Ed ecco le nostre barbabietole, le prime barbabietole. Per terra. Poi voi le mangerete, ma intanto noi le mettiamo qua per terra. Cosimi, spero che hai pulito dove hai fatto i tuoi bisogni l'altro giorno lì nell'angolo. No. Vabbè, è meglio così, è fertilizzante, no? Sì, ma Francia esplode il rimorchio. Beh, esci un po' più avanti magari e dopo finisci. Ok, vai. Buono? Buono così, madonna mia. E queste quante sono così? Cioè, è un carico di... Ok, basta Francia, abbiamo finito. Prima è scaricata, Francia. È tutto, cioè, ragazzi, abbiamo raccolto tutta quella roba lì, 36.000 litri, da un quarto di campo probabilmente, cioè barbabietole power, veramente. Non ci basta questo rimorchio, è decisamente troppo piccolo. Intanto noi continuiamo qua i lavori con l'orzo, colza e quant'altro. Orzo per me, orzo.
E i lavori procedono, procedono e procedono anche piuttosto bene. Cosimino è lì a metà campo, abbiamo già scaricato un rimorchio. Metà? Sì, a metà? No, un quarto. Ecco, è un quarto di campo, abbiamo fatto già praticamente 72.000 litri di barbabietole. E cosa devo dire? Questo campetto invece è pronto per essere raccolto, ma ecco che non sapete anche questa. Nuovo attrezzo, il nostro Francè si sta occupando di ranghinare. Vai un attimo avanti, Francè, perché hai bisogno di spazio. Dispiega questa meraviglia, per favore. Questa volta ho preso un altro ranghinatore, va bene? A tua faccia, Squiffy. E questo ranghinatore è piuttosto grandicello. 15 metri, giusto per la cronaca. Adesso devi abbassarlo, Francè. E possibilmente la cosa tonda qua deve andare sull'andana di qua. Cioè devi decidere tu. Intanto aspetta, fermo. Fallo partire. Così già inizia. Devi accenderlo. Buono. E adesso, come ti dicevo, questa qua, il margine deve stare sulla prima andana praticamente. Cosimi, vai via che non si vede niente. Mannaggia. Tiralo sotto, Francè, non farti problemi. Non sente niente, lui. Quindi questo. Buono, sempre dritto adesso. Non farti problemi, vai, spedito. Eccoci. Adesso resta un po'. Buono. Così, rimani così dritto, ok, a posto. Più o meno. Sì, perché è molto grande, perché comunque sì, le andane sono più... Sì, ma è normale perché adesso comunque mano a mano te le avvicini e quando fai adesso, quando ti giri e fai l'altro giro, vedrai che te le metti, cioè le prendi entrambe. Però quello che volevo dire è comunque per avere una facilità e capire se stai andando dritto o meno, se guardi in alto sullo schermo c'è il compass. Ok. Che ti fa vedere che quando dovresti andare in là, cioè di solito fai o 90 gradi o 270 in base a dove stai andando. Per capire se fai dritto ovviamente devi cercare un numero che sia nord, sud, ovest o est. Due andanozze che diventano uno, vedete? Il Leli che non mi ricordo come si chiama. Leli Garage, Leli... Dove cazzo sei? Leli, fatti vedere. Ibiscus 1515 CD Profi. C'ha un nome più corto da darli, no. E Francesco è incagliato contro il muro, contro il recinto. Vabbè. Mi disincaglio. Adesso okay, inizia a lanciare paglia dappertutto. Mamma mia. Dai Francè, contiamo su di te. Riuscirò, non ti deluderò. Vediamo. Se no il rettore, Francè, Sì, il rettore mi ha mandato qui con un grande compito, non posso far brutta figura. Sì. Buono. Ovviamente, come puoi vedere, qua dietro di te c'è questa aletta centrale con scritto Leli. E ti fa vedere che praticamente la paglia viene sbattuta lì in mezzo. Quindi sarà il tuo punto di riferimento su dove andrà la paglia, essenzialmente. Però pensate, cazzo, se la prendiamo ancora più piccolo. Se questo è quello da 15 metri, ci facciamo 40.000 giri grazie alle trebbie che mollano le andane a 20 km l'una dall'altra. Comunque, sì. Andiamo avanti con i nostri lavori. Via. E siamo arrivati da Gomez che fa la grande vendita con ben 2,25 euro a 1000 litri. Abbiamo 30.000 litri, che vuol dire che faremo più o meno 6.000 euro, 7.000 euro forse. E avremo più di 90.000 litri di questa roba qua. Il che significa che la barbabietola sì, va bene, ma sei dei cassoni veramente giganti. E soprattutto qualcosa che la possa trainare, perché di questo passo non ci siamo. Dai mio caro, dai, che non ce la fa neanche a salire sulla rampa di carico, figuriamoci. E Issa, vai su, bravo. Ok, ci siamo. A casa di Gomez, fustacchione. Scarichiamo le barbabietole. Giù tutte le barbabietole, guarda che roba, mamma mia. Quanto hai fatto? Te lo dico subito, la bellezza di 6.880 euro. Olè. Mamma mia. Siamo ricchi. A farne di barbabietole, meno male che non abbiamo fatto un campo più grosso. Ma ci vedere il 12.
No, non mi immagino niente, non mi immagino, lascia stare. Però guadagni, cioè tiri su un milione di barbabietole praticamente. Guadagni 10.000. Fermati, dannazione. Fermati, balla. Niente, mi passa sopra. Vabbè. Comunque siamo passati. Francia adesso sta padroneggiando le arti del ballinaggio. Perché se Cosimo era esperto, faceva il master in albericoltura, Francia sta facendo il master in ballericoltura. Quindi sta imparando a mastreggiare, mi raccomando, le balle. Cioè di fieno, non fraintendete, di fieno. Io intanto sto girando per i campi a cazzo, forse è il caso che vada avanti a lavoreggiare lì il frumento. Intanto qua possiamo vedere che abbiamo un po' di barbabietole e un carico intero buttato qua per terra perché non sappiamo che farcene. Il secondo carico l'abbiamo venduto, è insomma 6.000 euro, niente più niente meno. Dobbiamo puntare a qualcosa di più, ragazzi. Per fare le barbabietole ci va ben tutto, ma ci serve o un trattore potente o un bel camion che riesca a tirare. E un rimorchio soprattutto. Parliamo di un rimorchio che sia probabilmente questo da 47.000 a 56.000 litri. Non accetta barbabietole. Il Bandit da 78.000 euro con 59.000 litri. Ma siamo ancora lontani. Molto lontani. Già che ci siamo, proviamo anche nuove tecniche. Prima uso la parte davanti, quindi rimuovo tutti gli steli. E successivamente farò 40.000 giri per scaricare. Proviamo anche questa. Vediamo se cambia qualcosa, se funziona o meno. Quasi sicuramente mi converrà avere a fianco il rimorchione gigante. Ma vediamo, visto che al momento mi ritrovo un po' senza aiutanti perché sono spariti tutti. Quindi me la devo cavare da solo come ai vecchi tempi. Come ai vecchi tempi. E per la serie mi tocca lavorare da solo fino in fondo. Ecco che ho finito di togliere di steglia tutte queste dannatissime barbabietole. Veramente una maledizione. La maledizione della barbabietola, già ce lo vedo come titolo. Prendiamo il rimorchio che appunto serve per tirarle su. Mettiamoci qua. Vediamo se Hernandez è disponibile. Hernandez. Dannazione Hernandez, stai mancando una fila. E Orbo? Non vedi? Qual è il tuo problema? Qua Hernandez, qua. Più vicino. Più vicino. Bravo Hernandez, bravo. Che cazzo fai Hernandez? Dai. Chi è che ho assunto a sto giro? Ah, è Emanuelo. Emanuelo adesso sta lavorando il campo, quindi prendiamo il rimorchio. E visto che abbiamo rimosso gli stelli, adesso possiamo passare tranquillamente sopra tutto. Quindi posso anche star qua e scaricarlo in tempo reale. Diciamo che così può anche andare come cosa, finché il bot raccoglie e noi scarichiamo di continuo quello che fa. Può anche andare, vediamo se effettivamente può andare oppure sto dicendo una bestemmia. Diamogli un quarto d'ora che abbia finito di girarsi. Oh, dai che ci siamo, dai che ci siamo, riprende. Sì, bello mio, dai, su. Metti giù. Io verrò alla tua sinistra. E questo trattore è completamente inadatto a questo tipo di lavoro. Ma non riesco neanche a tirare su il rimorchio da una pendenza inesistente. Ok. Buono, dai, prima che arrivi da in fondo. Riesci a scaricare? Se non stendi il braccio non riesci a scaricare. Anche perché il braccio mi sa che è proprio dall'altra parte. Dannazione. Dannazione. Eccoci, eccoci, andiamo a scaricarlo. Vediamo se riesco ad azzeccare la tecnica. Vediamo. Tira sul braccio prima. Ok, prima che mi fai male. Spostiamo il cruise. Buono, buono. Buono, buono, così. Eccola qua, tecnica giusta. Scarichiamo tutte le barbabietole. Fantastico, scendiamo i fari, non si vede niente. E con quest'ultimo giro, ragazzi, io direi che posso anche concludere qua questa puntata. È partita con un bel po' di persone, insomma, tutti in compagnia, sì, lavoriamo, festa e così.
e la finisco io, ma d'altronde chi sono io? Sono Mike senza nome e vi ringrazio per l'attenzione. Se siete stati qua con me, dannazione trattore, vai avanti da solo con il cruise control, no? Vi ringrazio per la compagnia, vi ringrazio soprattutto perché siamo raggiunti a quota 400. Benvenuti a tutti, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi e buon proseguimento. Ciao!